Armando Falcioni, purtroppo siamo a commentare a caldo questa sconfitta, possiamo dire inaspettata, per 2-1 con lo Spezia. Sì, sconfitta pesante, perché tra l'altro anche abbastanza immeritata, perché è arrivata a 2 minuti dalla fine da un errore della difesa grave, però complessivamente lo Spezia ha realizzato 3 tiri, sì, e 2 gol. Un rigore che c'era, perché purtroppo il VAR adesso è impietoso, è una giustizia molto più formale che sostanziale, quella sportiva, però il calcio di rigore c'era. L'errore a 2 minuti alla fine dimostra insomma un po' la debolezza dell'Ascoli anche a livello di personalità, perché prendere sul calcio piazzato in una partita decisiva un gol del genere, Botteghini e 40, mi sembra che si siano abbiano entrambi la colpa al 50%. Sì, sono d'accordo con te. E purtroppo ormai lo abbiamo visto da diverse partite, l'attacco sterile, un attacco leggero, un attacco sterile. Il pareggio dell'Ascoli lo ha fatto Bellucci con un tiro dal limite dell'area. Sì, guarda, io parafraserei Nietzsche, che diceva volontà di potenza, qui c'è la volontà di impotenza. E io, al di là degli errori dei singoli che abbiamo accennato, credo che complessivamente questa squadra sia una squadra debole, una squadra poco attrezzata per un campionato di Serie B. Lo abbiamo visto oggi contro uno Spezia modesto, che ha un organico sicuramente di livello, non solo perché è scesa dalla Serie A, insomma i fratelli Esposito, Verde, per citarne alcuni, insomma dimostrano che questa squadra ha un livello tecnico decisamente superiore all'Ascoli, eppure è passa anch'essa una squadra modesta. Quindi volontà di impotenza, perché l'Ascoli ha dimostrato che più di quello non può fare in questo momento. Dobbiamo aspettare purtroppo il calciomercato per cercare di rinforzare la squadra, però è normale farsi anche la domanda: chi prendi? Perché ho visto che in giro non c'è granché. Chi prendi, dove prendi e con quali soldi prendi? Bene, perché io farei anche una riflessione: l'Ascoli per acquistare doveva vendere, e quali elementi ha per vendere? Nessuno. Nessuno, perché i giocatori di proprietà sono giocatori anziani, quindi che non hanno mercato. E credo che questo sia l'altro problema, perché questa è una squadra da rifondare completamente. Castori dovrà fare le sue scelte, ha stravolto dal punto di vista tattico la squadra, perché è passata dal 4-4-2 al 5-3-2, ma oggi abbiamo visto che, io non è che vorrei fare un paragone irriverente, ma guardate come gioca Simone Inzaghi: ha due laterali della terza linea, Di Marco da una parte e Dumfries dall'altra. Qui noi abbiamo Falasco e Ajapong, con tutto il rispetto per i nostri giocatori, ma non hanno la capacità, sia anche per un aspetto fisico sia per età, non hanno la capacità di spingere, quindi il centrocampo non ha la spalla su cui fare gioco, soprattutto sulle fasce. Quindi questo 5-3-2 mi è sembrato, con gli elementi attuali, un po' azzardato. E poi ecco, complessivamente questa è una squadra, purtroppo mi dispiace dirlo e non vorrei essere offensivo, ma complessivamente modesta. Quindi no, chi prendere? Bisogna rifondare la squadra, perché credo che occorrano due elementi per reparto, più avere un'idea di gioco. Oggi è ovvio che Castori non può fare più di quello che ha fatto, però vedere la classica, ormai proverbiale, palla lunga e pedalare, con un giocatore come Rodriguez, un giocatore che ha bisogno di altri tipi di gioco, appunto, ha dato i suoi frutti. Noi seguiamo l'Ascoli da qualche anno, sì, diciamo, no? E abbiamo vissuto anche situazioni preoccupanti, peggiori. Ancora mancano tante partite per la fine del campionato. Una squadra che, come hai detto tu, deve essere rifondata, con che cosa, come, quando e con quali soldi. Con quali soldi. È normale che qualcosina bisognerà fare, qualche prestito, da qualche squadra di Serie A, per cercare di rinforzare la squadra. Una squadra che è calata dall'inizio del campionato, secondo te? Oppure l'hai vista sempre? Beh, fisicamente non vorrei essere controcorrente, fisicamente il secondo tempo mi è sembrata più in palla dello Spezia. Sembrava no, quello sì, ma lo Spezia, hai fatto una bellissima fotografia tu, è una squadra
che ha trovato il gol sul rigore. Sì, certo. Secondo me, se non segnava il gol sul rigore, la partita probabilmente sarebbe finita o sullo 0-0, magari in qualche mischia, come sono scaturiti i gol. Lo Spezia, secondo me, sta peggio dell'Ascoli. L'Ascoli ha bisogno di due giocatori per reparto. Hai fatto una fotografia giusta. Oggi chi salvi? Io salvo solo il pubblico. Sì, certo, il pubblico, 6.500 spettatori in una giornata fredda, un sabato, in un ponte, quindi credo che la vera forza, ecco, non vorrei anche qui abbondare di retorica, ma la vera forza di questa squadra è il pubblico, rispetto allo Spezia che ha diversi anni di Serie A, ma comunque non ha un pubblico, non ha il seguito di quel... lo stesso seguito dell'Ascoli. Sì, io salverei il pubblico e credo che questa l'ambiente molto esigente, molto pressante nei confronti di squadre e società possono fare la differenza. La palla passa alla società. Non vorrei anche qui fare del senno di poi e ricordare gli errori che la società ha fatto, insomma, da qualche anno, anche non pianificare, non riuscire a puntare su un allenatore, andare a saltellare di qua e di là, anche il fatto di aver affidato una campagna acquisti estiva a un direttore sportivo che è stato poi sfiduciato, credo non sia stata la migliore scelta, come lo scorso anno si affidò a Bucchi la campagna di riparazione, quella a gennaio, e poi esaurirlo. Quindi credo che la società sta dando segnali di improvvisazione, non vorrei che si faccia prendere dal panico. Ti faccio una domanda cattiva: come vedi Castori? Sabato viene il Catanzaro e i risultati sono quelli che sono. Castori dovrà preparare bene la squadra. Io sono un grande estimatore di Vivarini, lo dico, l'ho detto. Me l'avevi già detto, in tempi non sospetti. Però Vivarini è un giocatore che fa giocare, quindi è un allenatore che fa molti gol ma ne può prendere molti parecchi. E Castori mi sembra in questo momento l'allenatore adatto per poter controbilanciare Vivarini. Lo dico perché la società ha puntato su un allenatore esperto in salvezze, esperto in diciamo nel cambiare la mentalità delle squadre. Ecco, forse qui sono rimasto un po' deluso, ma ovvio non possiamo buttare la croce addosso a Castori perché ci mancherebbe. Se non altro per un senso di riconoscenza che abbiamo sia per la sua affezione ormai nota e conclamata nei confronti dell'Ascoli, sia per la famosa salvezza di qualche anno fa. Non ho visto la squadra targata Castori, credo che anche ritornando a Nietzsche, volontà di impotenza anche da parte del nostro tecnico. Tornando alla domanda che ti ho fatto prima, noi abbiamo seguito l'Ascoli da tanti anni, se c'era Costantino già erano in ritiro. Sì, anche se purtroppo i tempi cambiano, i valori non sono gli stessi di qualche anno fa. Sicuramente. E quindi probabilmente neppure il ritiro poteva essere producente. Però Costantino è ascolano e questa società probabilmente è una società molto più professionale, molto più distaccata, molto più aziendalistica. Ma qui siamo qualche parole edulcorate. Adesso abbiamo fatto un po' una disamina, diciamo, negativa, no? Perché poi i risultati sono quelli che sono, la classifica è quella che è. Noi siamo sempre fiduciosi, hai parlato prima di Castori, la salvezza miracolosa, ma tre anni fa... Silva, Pillon, Colomba, Sottil, Cosmi, no? Dionigi, Sottil, quindi, Cosmi, Dionigi, insomma ce l'abbiamo. Diciamo che non seppelliamo l'Ascoli, no, già, è tutto ancora, c'è un campionato da giocare. Un'ultima domanda, poi ti lascio. Questo discorso delle scommesse può inficiare sul campionato questi giocatori coinvolti anche in Serie B, vari coda, adesso si stanno facendo le indagini, può creare un po' di scompiglio la classifica della Serie B? Se dici che bisogna che ci dobbiamo affidare a qualche retrocessione o ai tribunali sportivi, credo che sia anche qui un po' azzardato. Ricordo, visto che mi hai provocato simpaticamente, che nel 2006, a proposito dei tribunali sportivi, Benigni nel secondo anno di Serie A costruì una squadra debole fatta di giocatori ormai finiti come Del Vecchio, Pagliuca, o altri magari così di secondo livello, perché il tribunale sportivo e la riforma dei campionati quell'anno propose due retrocessioni di cui la regina a meno 9. Ecco, non ci affidiamo alla giustizia sportiva.
fidiamo nella grande, nel grande entusiasmo del popolo piceno. È sempre Forza Ascoli e noi ci vedremo più là, speriamo di commentare almeno una, con gioia una partita positiva. Sì, la storia dell'Ascoli ce lo impone.